Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa, iniziamo oggi la novena in preparazione al Santo Natale. Sono giorni di più intensa preparazione spirituale. Prepariamo anche noi la mente ed il cuore ad accogliere Gesù nella nostra vita, nella Chiesa, nel mondo intero. E il modo migliore per accogliere Cristo in ognuno di noi è quello di chiedere perdono dei nostri peccati. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo della pace, abbi pietà di noi. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e con la luce del tuo Figlio che viene a visitarci rischiara le tenebre del nostro cuore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dei Numeri. In quei giorni Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo Spirito di Dio fu sopra di lui. Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di Balaam, figlio di Beor, e oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, oracolo di chi ode le parole di Dio, di chi vede la visione dell'Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele. Si estendono come vallate, come giardini lungo un fiume, come aloe che il Signore ha piantato, come cedri lungo le acque. Fluiranno acque dalle sue secchie e il suo seme come acque copiose. Il suo re sarà più grande di Agag e il suo regno sarà esaltato». Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi vede la visione dell'Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù entrò nel Tempio e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?» Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, ci risponderà: perché allora non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch'egli disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, oggi, a partire da oggi, la Chiesa vive la novena in preparazione al Santo Natale. Saranno giorni più intensi di vita spirituale per ognuno di noi, che ci prepariamo ad accogliere Cristo Gesù che nasce a Betlemme, ad accogliere Cristo e la sua natura messianica, la sua natura salvifica, cosa che non hanno fatto, abbiamo ascoltato nel Vangelo, i capi del popolo, che dicono a Gesù: «Ma con quale autorità fai queste cose? Chi ti ha dato questa autorità?» Con queste parole i capi del popolo dimostrano di non essere ben disposti ad accogliere Cristo nella loro vita, a non riconoscere la sua vera e autentica natura di Messia, di inviato del Padre, di consacrato dal Padre per salvare la nostra umanità. E questo atteggiamento del popolo si collega al gesto simbolico e profetico che Gesù poco prima ha compiuto nel Vangelo, il gesto di purificare il Tempio, un gesto che non è compreso dai capi del popolo, dai sommi sacerdoti. Con quale autorità tu fai queste cose? Perché Gesù purifica il Tempio di Gerusalemme? Perché ormai il nuovo Tempio è la sua stessa persona. Gesù è il Tempio nel quale Dio abita in un modo pieno, vivo e vero. E ogni uomo, ognuno di noi, se lo vogliamo incontrare veramente e autenticamente, dobbiamo confrontarci con la sua persona. Perciò, ecco, la controdomanda di Gesù ai capi del popolo è un modo elegante per smascherare la cattiva fede degli avversari, perché non hanno compreso nulla della natura del precursore di Giovanni Battista e tantomeno sono ben disposti ad accogliere la proposta di Gesù. La folla, invece, il popolo di Dio, non solo ha accolto il messaggio penitenziale del Battista, di precursore, di preparazione alla venuta di Cristo, ma è anche ben disposta ad accogliere Cristo Gesù, la natura messianica, salvifica di Cristo. Pertanto anche il popolo oggi manifesta, i capi del popolo manifestano la loro chiara volontà di non riconoscere l'identità di Cristo, una natura, una identità inedita e sconcertante, perché Dio così agisce nella storia, in un modo sempre nuovo, in un modo completamente imprevedibile. Dio, ecco, viene a visitare il suo popolo e si mostra nella natura di un piccolo e semplice bambino. È il modo imprevedibile di Dio di incontrare l'uomo, inedito, un modo sempre nuovo. E per riconoscerlo, per accoglierlo, pertanto, è indispensabile qualche atteggiamento fondamentale che era richiesto nei capi del popolo e che non hanno manifestato, e che invece ognuno di noi è chiamato a vivere nella nostra vita se vogliamo accogliere ed incontrare il Dio della vita, Gesù di Nazareth. È importante avere innanzitutto una grande purezza di cuore, una umiltà di cuore, di spirito, e una libertà interiore che è capace di contrastare convinzioni e abitudini personali o del nostro ambiente. E che il Signore conceda a ognuno di noi questi sentimenti per prepararci in questi giorni santi ad accogliere il Signore nella nostra vita e in quella del mondo intero. Amen. Con ansiosità i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo hanno interrogato Gesù nel Tempio. Noi lo vogliamo in questo momento invocare con animo retto e fiducioso. Preghiamo insieme e diciamo: vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Anche un indovino straniero sa accogliere il destino di Israele e la centralità di Cristo. Il mondo ha bisogno di annunciatori che lo sappiano presentare in modo convincente e riescano ad aprire i cuori, a riconoscerlo e a seguirlo. Per questo preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Debolezze e peccati accompagnano ogni età della vita, perché non manchino anime che sappiano proclamare la giustizia di Dio e ci ottengano i favori della sua fedeltà e della sua misericordia. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Le domande rivolte dai sommi sacerdoti e dagli anziani sono subdole e provocatorie, perché gli uomini si accostino a Dio con rettitudine e rimangano alla sequela di Cristo con sincerità e perseveranza. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. perché i pastori d'anime e i teologi svolgono la loro opera di guide del popolo cristiano con umiltà, in spirito di servizio. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Perché tutti i nostri cari defunti possono godere della gloria di Dio e siano associati alla schiera degli eletti. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. O Salvatore Divino, i potenti di questo mondo ricercano nella storia le loro giustificazioni. Tu possiedi ogni autorità da sempre in virtù della tua stessa natura. Concedici dunque di aderire a te con la totalità del nostro essere e di professare la nostra fede con gioiosa fierezza, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua volontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e della bontà. Noi lo presentiamo a te, per noi cibo di vita eterna. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della Tua benevolenza, e fa che l'umile espressione della nostra fede sia per noi pegno di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Egli fu annunziato da tutti i profeti. La Vergine Madre lo attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nella Chiesa della tua vita. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, San Pio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione d'una Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora, come figli di Dio, preghiamo insieme il Padre come ci ha insegnato Gesù, maestro di preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chi hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. La pace sia con te. La pace sia con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Signore Gesù Cristo, figlio del Dio, che per volontà del Padre, con l'opera dello Spirito Santo, la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male, ma che sia sempre per il nostro religioso. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Amen. A tutti una buona e santa giornata. Nell'aurora tu sorgi più bella.